Dopo aver conquistato il secondo posto come concorrente del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha intrapreso una nuova avventura, quella di opinionista nel celebre reality di Canale 5. Al fianco di Cesare Buonamici e del conduttore Alfonso Signorini, l'attrice sta affrontando questa sfida con il suo consueto stile diretto e riflessivo. Beatrice Luzzi svela chi potrebbe, dopo aver conquistato il secondo posto come concorrente del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha intrapreso una nuova avventura, quella di opinionista nel celebre reality di Canale 5. Al fianco di Cesare Buonamici e del conduttore Alfonso Signorini, l'attrice sta affrontando questa sfida con il suo consueto stile diretto e riflessivo. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Beatrice ha parlato del suo nuovo ruolo, svelando le sue sensazioni e commentando il suo rapporto con Cesare Buonamici. Io sono una che resetta molto, come ho dimostrato ampiamente, dal punto di vista emotivo. Non ho alcun problema, diciamo che non è una questione personale. Abbiamo solo opinioni diverse, ha dichiarato Luzzi. La differenza di opinioni tra le due donne emerge soprattutto in merito a questioni femminili, un argomento particolarmente sensibile per Beatrice. Cesara ha un'impostazione demode, ha commentato, riferendosi a un episodio legato alla nuova concorrente Elena e alla percezione della bellezza femminile. Le vecchie ruggini con Cesare Buonamici. Il rapporto tra Beatrice e Cesare non è sempre stato semplice, e l'attrice non ha nascosto qualche malumore. In particolare, Luzzi ha lamentato la mancanza di supporto da parte di Buonamici in alcune situazioni delicate. Non ho apprezzato che una donna del suo valore e del suo impatto culturale non mi avesse difesa quando sono stata attaccata con toni esagerati da Varrese e Maddaloni. Guardando al cast dell'attuale edizione del Grande Fratello, Beatrice ha individuato chi potrebbe prendere il suo posto come concorrente di spicco, Giulia. Luzzi ha espresso la sua opinione su di lei, sottolineando come la ragazza, nonostante le numerose nomination, sembri aver mantenuto un profilo basso, è riservata, ma ho capito che non mi ero sbagliata a nominarla come possibile erede. Gli scontri con Shaila Gatta e Lorenzo. Tra i vari protagonisti della casa, Beatrice ha commentato anche il comportamento di Shaila Gatta, con cui ha avuto un confronto acceso. Shaila, secondo Luzzi, sta giocando su più fronti, sfruttando ogni occasione di scambio, non credo che si lascerebbe andare a una ship, ha osservato Beatrice. Anche Lorenzo è finito nel mirino della Luzzi, che lo ha accusato di fare teatro e di cercare sempre un ruolo di protagonista. La stima per Luca Calvani. Nonostante le critiche rivolte ad alcuni concorrenti, Beatrice ha elogiato Luca Calvani, definendolo una persona garbata e interessante, capace di muoversi con intelligenza all'interno della casa. Alfonso Signorini e i giudizi pungenti. Non sono mancati scontri nemmeno con il conduttore Alfonso Signorini, che ha definito Beatrice spigolosa e poco accogliente. Un'etichetta che l'attrice non ha gradito e a cui ha risposto con fermezza. Mi batto semplicemente contro le ingiustizie, ha spiegato, rivendicando il suo modo di affrontare le situazioni. Il rapporto con Giuseppe Garibaldi. Infine, Beatrice ha parlato anche del suo legame con Giuseppe Garibaldi, che ha fatto molto discutere e affascinato il pubblico. Garibaldi è stato un riferimento sia dentro che fuori dalla casa, ma le problematiche che abbiamo avuto si sono riproposte anche fuori, e sono incompatibili con le mie responsabilità, ha concluso Luzzi, lasciando intendere che la loro relazione potrebbe essere giunta a un punto di svolta.